Tra le tante cose che hanno fatto discutere di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, una di queste, forse una delle meno considerate, è invece a mio avviso degna di una maggiore attenzione. Parlo dell'assenza di Pokémon leggendari aggiuntivi a quelli essenziali. Voglio dire, le lamentele che ci sono state riguardo alla grafica sono legittime, ma si potrebbero applicare anche a Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna. E il discorso è pressoché analogo con l'esplorazione, dove nemmeno Alola nonostante tutto ha brillato. Ciò che invece a mio avviso colpisce, se paragonassimo la settima generazione con l'ottava, è la presenza in quest'ultima di molti meno Pokémon leggendari. Certo, per Pokémon Spada e Scudo stiamo ancora attendendo i DLC, ma se prendiamo i nudi giochi e li rapportiamo ai primi titoli di settima generazione, ossia Pokémon Sole e Pokémon Luna, il confronto è davvero impietoso. Nella prima Alola, escludendo le pre-evoluzioni di Solgaleo e Lunala, i leggendari introdotti in quella stessa generazione ottenibili sono ben 9, contro gli appena 3 di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Ora, i DLC di questi promettono bene, abbiamo già visto molti progetti interessanti, eppure io mi sto chiedendo: tra i Pokémon che già adesso popolano Galar, ce n'è qualcuno che avrebbe potuto essere elevato al rango di Pokémon leggendario? Insomma, non è necessario creare sempre delle triadi o dei quartetti di leggendari. Cresselia, in Pokémon Diamante, Perle e Platino, è un Pokémon leggendario ed è da solo, dal momento che il suo opposto, sia Darkrai, è un Pokémon misterioso e i due effettivamente non sono mai in contrasto. Ma se credete che il caso di Cresselia sia ambiguo, pensate a Heatran. Heatran non fa parte di un gruppo di Pokémon leggendari, è un leggendario a sé stante con degli eventi a sé stanti. Ora, analizzando tutto il Pokédex di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, e più nello specifico i Pokémon introdotti con l'ottava generazione, credo di averne individuati 3 che potrebbero reggere un tale peso. Per farlo, però, ovviamente, è necessario cucire su questi Pokémon degli eventi su misura. E sarà proprio quello che in questo video cercheremo di fare. Dunque, signori miei, non perdiamo altro tempo. Il primo Pokémon di cui vorrei parlarvi è Atterin, forse uno dei più stravaganti introdotti a Galar. E prima che mi commentiate indignati, vi fermo subito. Sì, Atterin ha delle pre-evoluzioni, ma ciò non è rilevante ad oggi per inserire un Pokémon tra i leggendari. Difatti non solo ad Alola, Solgaleo e Lunala, come già detto, hanno delle pre-evoluzioni. Ma se quello poteva essere un caso isolato all'interno della settima generazione, beh, ormai abbiamo delle conferme. Tra i misteriosi, Meltan si evolve in Melmetal. E per i DLC è stato annunciato Kabfu, che si evolve in Urshifu, e che ci è stato presentato, e dunque verosimilmente sarà, un Pokémon leggendario a tutti gli effetti. Ormai da tempo, infatti, la concezione di Pokémon leggendario che si ha anche all'interno del mondo Pokémon stesso è una concezione che si avvia verso una prospettiva più realista, per così dire. Noi tutti, nel bene o nel male, siamo cresciuti convinti che il Pokémon leggendario significasse un esemplare unico nel suo genere, quando nel passato più prossimo abbiamo scoperto che in realtà il Pokémon leggendario è un Pokémon sul quale esistono leggende. E dunque il discrimine tra un Pokémon leggendario, uno pseudo leggendario e uno comune è dettato dalla cultura umana del mondo Pokémon. Facciamo un esempio per chiarire la cosa. Pensate alla regione di Johto. La tradizione di Amarantopoli narra di una leggenda che coinvolge un Ho-Oh e un Lugia. Ma il fatto che nella regione di Johto si conosca questa leggenda e dunque si conosca un Lugia e un Ho-Oh non significa che nel resto del mondo non ne possano esistere altri. Insomma, il Pokémon leggendario ad oggi non è più un essere paragonabile ad una divinità. Questa è la descrizione che è stata data dalle culture del mondo Pokémon. In realtà si tratta, molto più semplicemente, di Pokémon incredibilmente rari che, proprio in virtù della loro rarità, sono stati oggetto di leggende. Per questo sono leggendari. E un caso a tal proposito super emblematico è quello di Arcanine, che già in prima generazione veniva citato come un Pokémon leggendario in Cina. Ma evidentemente non a Kanto, visto che a Kanto è l'evoluzione di un Growlithe. Chiarito questo punto, che deve valere in generale per tutti i Pokémon che analizzeremo anche più avanti, torniamo ad Atterin. Un Pokémon, dicevamo, molto bizzarro. Trattasi di una figura dai tratti extraterrestri, in parte celata da una folta chioma che ne ricopre un busto, evidentemente farlocco, che la contiene. Ora, la lore di questo Pokémon in realtà è molto tradizionale, anche troppo. Pokémon Spada ci dice che Atterin utilizza i propri poteri psichici per tenere lontano da sé gli esseri viventi, causando, tramite le onde psichiche, dei forti mal di testa a questi ultimi. Ora, la Kazam in Pokémon Sole ha letteralmente la stessa descrizione del Pokédex. E l'idea delle onde psichiche che causano mal di testa è tra l'altro già presente in un Pokémon super iconico che è Psyduck. E infatti, guarda caso, il dettaglio interessante di Atterin è un altro. Già, perché ciò che differisce Atterin da una Alakazam o da uno Psyduck è che questo Pokémon utilizza le onde psichiche per tenere lontani gli esseri viventi. Questo ci dice già qualcosa in più. Se ci pensate, è caratteristica tipica dei Pokémon leggendari il vivere i
isolati. E anzi, molto spesso, proprio a questa caratteristica sono dovute le leggende che li rendono leggendari. Lugia è protetto da mulinelli che l'essere umano normalmente non potrebbe attraversare. Cobalion, Virizion e Terrakion, a detta dell'anziano che è sulle loro tracce, non vedono un essere umano da tempi immemori. E lo stesso discorso, valido per i tre moschettieri, può essere applicato e sviluppato meglio in realtà con Zacian e Zamazenta. L'altro elemento invece che accomuna Hatterin per un certo verso ai Pokémon leggendari è presente in Pokémon Scudo. Qui il Pokédex infatti ci dice come sia conosciuto anche dalla popolazione locale come la maga del bosco. Ora, quella di avere un epiteto associato al proprio nome è una caratteristica tipica dei Pokémon leggendari, ma lo è in realtà di tutti quei personaggi storici che nel loro tempo sono stati percepiti come un unicum. Demetrio, vi cito il primo esempio che mi viene in mente, che era un generale dell'età ellenistica che ha avuto un ruolo centrale in Grecia dopo la morte di Alessandro Magno, era anche conosciuto come il Poliorcete, che significa letteralmente assediatore di città. Ma volendo stare anche più sul semplice, il Pelide Achille è Achille figlio di Peleo. Analogamente a questa tradizione tutta umana di assegnare epiteti, nel mondo Pokémon abbiamo lo Splendente o la Notte Oscura, che addirittura sostituisce letteralmente il nome di Eternatus. Abbiamo l'eroe della leggenda, la spada del re Folletto, lo scudo del re Lottatore e via dicendo. E ovviamente tra questi epiteti rientra anche quello di Hatterin. Tra l'altro, la sua forma Gigamax ne possiede uno diverso, ossia Dea Selvaggia. E questo dovrebbe farci intuire come Hatterin sia stato pensato dai creatori come un essere mitico attorno al quale la popolazione ha creato delle leggende. Chiarito tutto ciò che era necessario per comprendere come mai Hatterin potrebbe essere considerato un leggendario, andiamo a creare attorno al nostro discorso un evento effettivo. Ora, a giudicare dal suo primo epiteto, la maga del bosco, l'habitat di Hatterin deve essere un bosco. E la sua evoluzione, ossia Atrem, fuori dalle terre selvagge, è ottenibile a Galar solo ed esclusivamente nel bosco Brillabirinto. Direi a questo punto che quest'ultimo non solo è il luogo ideale dove far svolgere il nostro evento, ma verosimilmente è stato pensato idealmente anche dai creatori come l'habitat effettivo di Hatterin. È infatti un bosco, è popolato dalla pre-evoluzione di questo Pokémon e soprattutto è labirintico. Insomma, è uno dei pochissimi dungeon presenti in Pokémon Spada e Pokémon Scudo. E se pensiamo che Hatterin mira a tenere lontani da sé gli esseri viventi, beh, sembra un posto perfetto per farlo. E dunque, se è vero, come sostiene Pokémon Spada, che Hatterin tiene lontani gli esseri viventi tramite i propri poteri psichici, allora il nostro evento potrebbe basarsi su questa caratteristica. E quindi obbligarci a raggiungere Hatterin nel minor tempo possibile prima di avere dei giramenti di testa così forti da svenire e ritornare al punto di partenza. Aspettate, dove ho già visto qualcosa di simile? Già, le rovine abissali di Unima. Una volta entrato in questo dungeon, al giocatore è consentito eseguire solo 500 passi prima di essere riportato all'entrata dalle correnti d'acqua. Ecco che a questo punto potremmo immaginare un bosco Brillabirinto un po' diverso, magari con una struttura concentrica in una zona secondaria, al centro della quale ci sarebbe stata una radura dove trovare Hatterin, che sarebbe stato dunque raggiungibile percorrendo tutto il perimetro fino a giungere al centro solo con dei passi limitati. Con un evento strutturato in questo modo poi ci si sarebbe potuti sbizzarrire. Hatterin avrebbe potuto creare delle barriere invisibili alla mo' di Koga in Pokémon Rosso per impedirci di proseguire e dunque farci perdere dei passi. Si sarebbero potuti inserire degli strumenti ottenibili, così che il percorso sarebbe stato percorribile più volte e sempre con nuovi contenuti. Insomma, con il pretesto di Hatterin si sarebbe potuto creare tutto sostanzialmente. E il potenziale di un evento simile avrebbe sicuramente giovato ad un gioco che da questo punto di vista è risultato molto carente. Proseguiamo però, perché accanto ad Hatterin, la mia lista di tre Pokémon che potrebbero essere leggendari, ne ho inserito uno che a mio avviso ha ricevuto un trattamento veramente insensato, dato che almeno teoricamente è fondamentale per la storia culturale di Galar. Sto parlando di Stonehurner, un Pokémon che è ironicamente più ricordato per Tarfield che per se stesso. Ora, per la verità, non ho pensato a Stonehurner come un vero e proprio Pokémon leggendario. Il suo concept, secondo me, si adatterebbe meglio a ciò che furono gli Unown per Johto. E questo per motivi abbastanza evidenti. Entrambi i Pokémon, infatti, sono alla base dello sviluppo di un sistema di scrittura di due civiltà che però ad oggi non esistono più. Dal lato di Unown, le rovine d'Alpha, dal lato di Stonehurner, i monoliti di Tarfield. Inutile dirvi a questo punto che sarà ovviamente questa città il luogo dell'evento che ho pensato di costruire attorno a Stonehurner. Secondo
Secondo il Pokédex di Pokémon Scudo, una volta all'anno questo Pokémon si raduna con i suoi simili per disporsi in cerchio. Un palese riferimento questo, e dubito di dovervelo dire io, a Stonehenge, il celebre tempio su suolo britannico con delle forme molto simili a quelle di Stonejourner e presso il quale si dice che le popolazioni antiche pellegrinassero. In fondo Stonejourner non è nient'altro che l'unione del tempio e del pellegrino. Ora però il fatto che questi Stonejourner non si radunino effettivamente ci porta a pensare che questa descrizione sia da riferirsi ad un tempo antico. E allora per il nostro evento immaginiamo uno scenario del genere. Stonejourner a Galar è un Pokémon antichissimo e ad oggi rarissimo, tanto che pochissime persone possono sostenere di averlo avvistato. Questo però nell'epoca attuale, perché più di 3000 anni fa il Pokémon era molto più comune e ciclicamente una volta all'anno si radunava presso Tarfield. L'evento affascinava così tanto le popolazioni antiche da erigere dei monoliti a immagine e somiglianza di questo Pokémon. E nel tempo gli esseri umani, come accadde per gli Unknown a Johto e per i Regi a Doen, trassero un sistema di scrittura. Dopo la prima notte oscura di 3000 anni fa però, del Pokémon si persero le tracce ed entrò a far parte della leggenda. Durante il postgame di Pokémon Spada e Pokémon Scudo e dunque successivamente alla seconda notte oscura perpetrata da Eternatus, a Tarfield avremmo assistito ad un evento insolito. Sul promontorio che spalanca la vista sul geoglifo avremmo trovato un unico Stonejourner assorto con lo sguardo perso nel vuoto. E allora forse avremmo capito di più sulla sua storia. Quello Stonejourner sarebbe stato l'unico che 3000 anni fa sopravvisse alla prima notte oscura. Tre millenni dopo aver assistito allo stesso identico evento, preso dai ricordi, quel singolo Stonejourner avrebbe compiuto il pellegrinaggio che tempo prima era un'usanza. Ma questa volta lo avrebbe fatto senza i suoi compagni. Lo avrebbe compiuto da solo per commemorare i suoi simili. Viaggiando un po' con la testa, si sarebbe potuto pensare addirittura a qualcosa di più macabro. Si sarebbe potuto pensare, ad esempio, che quei monoliti che giacciono ai piedi del geoglifo e della collina che lo ospita non sono altro che pezzi di Stonejourner deceduti. In ogni caso, sul promontorio di Tarfield avremmo avuto la possibilità di catturare questo Pokémon migratore, che in questo modo avrebbe sicuramente colpito molto di più i giocatori anziché rimanere nell'anonimato che oggi purtroppo gli abbiamo affibbiato. Infine, signori miei, non poteva mancare lui, Toxtricity. Forse, dopo i Pokémon leggendari della regione, il Pokémon con più lore. Ahimè, ancora una volta, lore sprecata o quantomeno mai concretizzata. Ora, Toxtricity, da un lato, è il distruttore della civiltà di Tarfield. O almeno questo è il messaggio che traspira dal geoglifo. Dall'altro lato, però, a Kilford, è il salvatore del faro. Un luogo tanto criticato dalla community per via della sua non esplorabilità. E allora, perché non raccogliere due piccioni con una fava e ambientare proprio in quel faro il nostro ipotetico evento? Ovviamente non credo servano spiegazioni sul perché Toxtricity possa essere paragonato ad un Pokémon leggendario. Parliamo di un Pokémon che nell'iconografia di Galar è presentissimo, un Pokémon che è antico più di 3000 anni e che è praticamente assente nella regione. Soprattutto a Kilford è un salvatore. Salvatore come lo fu Rayquaza a Hoenn, Cobalion Terrakion e Virizion a Unima, Itapu ad Alola. Il tema del Pokémon salvatore è caro evidentemente a Game Freak, ma soprattutto è stato quasi sempre affibbiato a Pokémon leggendari. E allora anche qui, perché non far sì che Toxtricity apparisse dopo la più grande minaccia e dunque dopo la notte oscura di Eternatus? Prima di proseguire voglio fare una piccola digressione. Non sappiamo ad oggi da cosa Toxtricity difese il faro di Kilford, ma il fatto che questo evento sia stato commemorato con dell'arte scultorea mi fa pensare che ciò sia avvenuto dopo la prima notte oscura, dato che al tempo la civiltà era in grado al massimo di creare dei geoglifi. Quindi l'evento legato al faro di Kilford deve essere avvenuto in un tempo abbastanza lontano per far dimenticare ai galariani che quelle statue sono statue di Toxtricity, ma allo stesso tempo non precedente a 3000 anni fa. In questo lasso di tempo, che mi rendo conto essere davvero molto ampio, Toxtricity difese il faro di Kilford per poi verosimilmente dileguarsi. Nell'epoca attuale però il Pokémon, dopo aver avvertito la minaccia della notte oscura che per lui sarebbe stata la prima mai vissuta, sarebbe tornato a vivere all'interno del faro, temendo un'altra volta per la sua incolumità. Durante l'intero gioco, come alla fine effettivamente avvenuto, non ci sarebbe stato possibile esplorare quel luogo, magari fornendoci una delle tante scuse che spesso si usano nel mondo Pokémon. Banalmente l'edificio, essendo vecchio, sarebbe dovuto andare incontro a una ristrutturazione ed entrarvi sarebbe stato troppo rischioso per il giocatore. Nel postgame, al contrario, dopo che Toxtricity sarebbe tornato al suo
interno, noi, fregiati del titolo di campione, avremmo potuto, grazie anche al consenso delle autorità, entrare nel faro e tra un crollo e l'altro e tra le varie macerie giungere in cima a quest'ultimo e finalmente trovare Toxtricity. Anche qui, come nel caso di Hatterene e di Stone Journer, non parliamo di niente di eclatante. Se ci pensate, ho letteralmente unito ciò che avviene all'interno della Torre dei Cieli in Pokémon Rubino, Zaffiro e Smeraldo con ciò che invece è il faro di Olivinopoli, aggiungendo alla sua sommità un Pokémon i cui atteggiamenti e le azioni richiamano un po' Zacian e Zamazenta. Insomma, questi credo che siano i Pokémon più indicati a Galar per ricoprire un ipotetico ruolo di Pokémon leggendario. Giusto su Hatterene ci siamo dovuti dilungare un attimo per spiegare perché questo Pokémon potrebbe esserlo. Per gli altri i motivi sono evidenti: la loro rarità, la lore, il fatto di essere presenti nella tradizione della regione. Durante il video avrete sicuramente notato, perché l'ho fatto notare io, che ho cercato di ricondurre gli eventi da me creati a degli schemi già esistenti nel mondo Pokémon. Questo per un'unica ragione: per dimostrarvi che non stiamo dicendo assurdità, che non stiamo ipotizzando eventi fuori dalla portata di Game Freak o in generale fuori dalla portata di The Pokémon Company, perché sono tutti eventi che in salse diverse in passato abbiamo già avuto. Come al solito cerchiamo di non fantasticare riguardo agli eventi che creiamo per il semplice fatto di dimostrare che almeno in ipotesi, se non gli eventi che noi descriviamo, qualcosa di simile sarebbe effettivamente eseguibile nel gioco, perché letteralmente è già stato fatto. Insomma, come al solito è evidente che non si tratti di problemi tecnici, ma di problemi di volontà. E attenzione, non mi riferisco necessariamente alla volontà di Game Freak, ma anche alla volontà di chi preme sull'uscita di un gioco Pokémon ogni anno. Una pratica che indubbiamente toglie del tempo a chi sviluppa un videogioco. Insomma, come al solito, ricadiamo sempre sullo stesso discorso. Ad oggi, come detto ad inizio video, ci tocca sperare nei DLC. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per la visione di questo video. Se siete arrivati fin qui, vi invito a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Vi invito inoltre a passare dai social e dall'altra piattaforma, ossia Twitch, dove sto avendo un'attività molto proficua. Per il resto, premete anche la campanella per ricevere ogni giorno i feed. E noi, ragazzi, ci becchiamo in un prossimo video.